Eccoci qua, amici, buongiorno, come state? Chiaramente il posto l'avrete già riconosciuto. Oggi sono in solitaria perché il grande Gianfra purtroppo per lavoro oggi non poteva essere qui con noi e quindi considerando che anche i fiumi sono in piena, purtroppo il tempo non è bellissimo, infatti sono con lo scafandro anche oggi. E quindi oggi faccio una pescatina veloce al lago di Gioviano e al lago di Leo, cercando di intercettare qualche bel trotone, perché adesso Daniele ha immesso pesci veramente belli. Peccato solo che l'acqua non è perfetta, però speriamo di divertirci. Parlerò poco, spero di pescare tanto. E tanto senza Gianfranco non è la stessa cosa, però cercherò di farvi trascorrere anche questa settimana con un video dei nostri. Va bene? Comincio a pescare e buona pesca. Una carpa per la coda, ragazzi, bellissimo. Non potevo iniziare il filmato diversamente. È iniziato anche a piovere, però primo pesce non è un salmonide ma un ciprinide, chiaramente anche questa alla Vannucchi, sì. Purtroppo è arte questa, ormai è arte, è arte. Oh, si è slamata per fortuna. Si è slamata, però dai, la prima emozione c'è stata. Vediamo se salta fuori il salmonide. Provo con un bel randellone colorato perché mi ha regalato una carpa per la coda. Eccola.
questa è trota. Questa è trota. Sotto la pioggia anche oggi, ragazzi, non c'è. È un periodo dopo l'ultima pescata che veramente è stata devastante per la pioggia presa. Anche oggi si prospetta molto bene. Però con lo scafandro, ragazzi, si sta da 10, sempre tranquilli. Questa è una trota. No, è una spigola, ragazzi, è una spigola. È una spigola, ragazzi. È la spigoletta. La spigoletta si è fatta... Oddio, capito. Ecco. La spigoletta. Come il bass, tac, guardate bellina, questa è bellina, è un amore, eh? È una cucciolina, ma strepitosa, spettacolo, guardate spettacolo, bellissimo, e chiaramente torna a casa, dai piccolina. Ciao, vado a spettacolo. Ah, carpa quasi presa, spigola presa, vediamo se salta fuori la trota. Proviamo a spostarci un attimo, c'è un gran movimento, ma secondo me sono, ora con l'acqua sporca si riesce a individuarle non in maniera nitida, si vedono delle gran macchie, ma secondo me sono più carpe e altri pesci. Vediamo se si riesce a trovare una trotina a giro, che poi una trotina, Daniela ha immesso dei pescioni, quindi sarebbe bello intercettarla. Eccolo, il gestore alle prese con una bella spigola. Al momento le trote sono latitanti, purtroppo l'acqua un po' scura le avranno fatte nascondere meglio. Sì, sì, è una bella spigola, vedi, con l'ondulantone. Prego. Ah, ma dimmi, ti do quel guadino meglio, vai. Aspetta, questo è un bel pesce. Quello pesce era un po' più piccolino.
È un po' sì, ho portato le canne nuove, un po' più robuste perché volevo intercettare i salmonidi, quelli un po' più importanti. Tac. Vedi, così si allamano pesci. Vedi? Così si fa, per la bocca, vai. La ragazza se ne va. Ma come sono bianche in acqua, incredibile. Tu le pennelli. Era la solita di prima, l'ho vista, era un bel pesce, nerissimo era, nerissimo. Però non l'ho bucata e riproviamo. Il gestore colpisce ancora, vediamo se questa volta è un salmonide. Qualità della canna. Queste sono le cannine nuove che mi hanno dato. L'Enigma, già il nome è un programma. No, un'altra spigola. È un'altra spigola. Ci sono le spigole. No, c'è del movimento, ora con un po' di luce venuta fuori, i pesci sono esplosi, però secondo me le trote sono ancora. Ecco qua. In puntissima, aspetta, no, è in piedi, aspetta, appoggiamo, ecco, vediamo lì, vai, va bello, spettacolo, è buona anche le patate, vero? È buonissima, dice, però noi di siricare, il via, dico a tutti che sono cattive, ma poi no, funziona. non funziona. Tanti fango. Sandy fanghissimo, eh? Sandy mota. Porco Dio, si è trota. Ma che sei matta? È arrivato il richiamo del cibo. Entriamo in pastura noi perché al momento i salmonidi sono latitanti, quindi si va noi in scena. Guarda quanto romanticismo. Servono un po' di energie, Daniele, perché queste trote oggi sono birbanti. Sono un pochino stinfie, ma dopo Dopo speriamo partono, noi si parte di sicuro. le stimoliamo. Tac. Qui manca, vedi, questo è di Gianfranco che non c'è, questo era per lui. Se tu vieni, Se non tu vieni, Ciccio, Morellino, e dopo si va a letto. Buon appetito! Sì, eccola, eccola, al volo! Al volo, ragazzi! Dopo il pranzo, c'è! Ma dove va? Ah, non lo so. Cos'era quello là? Secondo me è una spigola, tira troppo. Con l'ondulante. Tira arrogante? Tira arrogante. Se fosse già una trota, guarda.
Sì, perché mi ha dato prima e subito dopo mi ha ridato. E tira in maniera. E chi doveva essere? Pesci arroganti. Pesci arroganti. La spigola è un pesce arrogante. Si cerca le spigole, no, si cerca le spigole, le trote. E si trova loro. Comunque è un gran pesce molto divertente. Bello e divertente. Via, acqua. E oggi ragazzi i salmonidi non rispondono, per fortuna ci sono loro. Guardate il piattella, spettacolo. Bella ignorante. Ignoranti, è un pesce ignorante. Arrogante come puoi. È tremendo sto pesce. Quindi sono sulla superficie. Jesus si è slamata. Guarda, guarda la cirità. Forse è una trota. Dai. Forse è una trota. Mi sembrava un po' più ignorante. Eccola. Oh ragazzi, è incredibile. Lancia qua, Daniele. No, lancio lì a 10 metri. Spigole travestite da salmonidi. È incredibile. Tenga, tanto lei è molto esperto. Sono in totale frenesia. Vai, torna in acqua in attesa di un salmonide. Ce la faranno i nostri eroi? Io avrei tirato le trote. Ha buttato un quintale di trote, ma non si vedono. Quindi continuiamo la pescata in attesa di un salmonide. No, si è slamata. Chissà cos'era, vedi? Chissà cos'era, vedi? Questo era probabilmente una spigola, perché no. Peccato, questo era un bel pesce. Peccato. Amici, ci siamo a fine filmato purtroppo e niente, i pesci si sono fermati, purtroppo l'acqua del lago si è veramente intorbidita tantissimo e niente, ci siamo divertiti comunque, abbiamo fatto una bellissima mangiata, abbiamo usato le nuove canne come avete visto con Daniele l'Enigma e io ho usato la Outsider, canne veramente piacevoli. E nulla, e pensavamo fossero salmonidi e invece erano spigole.
Meglio di così non si poteva, quindi vi rimandiamo al prossimo filmato con Gianfranco, chiaramente, non si sa dove, come, quando e soprattutto, come sempre, perché. Un saluto da Gioviano e alla prossima, buona pesca!